Isola dei Famosi 2018, Nadia tradisce Eva e difende Francesco Monte. A pomeriggio 5 è successo praticamente di tutto e l'attrice ungherese è stata smentita dalla sua amica. Non v'è dubbio che Eva Enger, grande accusatrice dell'ex naufrago Francesco Monte per quanto riguarda l'affare droga all'Isola dei Famosi 2018, sperasse molto nella testimonianza degli altri naufraghi. La donna voleva e pensava che confermassero la sua versione, e che si sentiva davvero odore di erba. Soprattutto contava nella testimonianza dell'amica Nadia Rinaldi, che è stata eliminata subito dopo di lei. Tuttavia Nadia non ha assolutamente confermato la versione di Eva, al contrario se l'è presa per essere stata tirata in mezzo a questa situazione. Isola dei Famosi 2018, Nadia Rinaldi contro Eva Enger. Non posso confermare la tua tesi perché non ho visto nulla. Te lo giuro sulla vita dei miei figli, ha ribadito Nadia Rinaldi a Eva Enger nello studio di Domenica Live di Barbara D'Urso, dove c'è stato un confronto molto acceso tra le due ex naufraghe, amiche di lunga data. In villa mi sono occupata della cucina insieme a Gaspare. Non stavo dietro il CO di Francesco Monte. Tutti abbiamo fumato, tranne Eva e Alessia Mancini. Lui aveva il tabacco, che ha poi chiesto alla produzione quando l'ha finito. Isola dei Famosi 2018, l'attrice romana sbugiarda l'amica. Insomma, sostanzialmente, smentendo la versione di Eva Enger, la quale aveva detto che Nadia si era lamentata per aver sentito chiaramente puzza di marijuana, Nadia Rinaldi si è molto arrabbiata perché ha rivelato che sua famiglia, proprio a causa dell'affare Cannagate, come è stato rinominato nei vari salotti televisivi. Da Striscia la Notizia ai programmi di Barbara D'Urso appunto, avrebbe passato un vero e proprio inferno mentre lei si trovava ancora all'Isola dei Famosi, dunque era impossibilitata a difendersi. Isola dei Famosi 2018, la Rinaldi furiosa per le illazioni nei suoi confronti. Il motivo è che il suo nome è stato associato a quello di Francesco Monte, visto che qualcuno, nello specifico il giornalista Alberto Bandolo, avrebbe sostenuto che anche Nadia sarebbe stata a rischio sospensione per aver fumato canna in Honduras. Per una vicenda di droga di 20 anni fa, è stato tirato in ballo il mio nome. Niente di più falso. Non voglio essere associata a un problema di droga dove io non c'entro nulla, ha detto la Rinaldi, molto arrabbiata e anche ferita da Eva, che ha smentito senza se e senza ma.